Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati nella mia cucina. Oggi facciamo una ricetta facile, semplice però che dura un po' a lungo oggi. Allora, cosa ho fatto? Già ieri sera ho messo a bagno dei piselli, vedete? Dei piselli che ho già provveduto a mettere nella mia terrina di terracotta, vedete? E l'ho messo a cuocere, li metto a cucinare adesso. Ok. Non so perché non sta riprendendo bene oggi. Lo sta mettendo a fuoco il mio telefono. Vabbè, spero che si vede. Allora, comunque, ho messo i ceci a cucinare nella terrina di terracotta. E questo no, ci vuole un po' di tempo finché si fanno, forse un'oretta minimo, un'ora, un'ora e mezzo. E poi ho preparato un trito di carota, cipolla, aglio e alloro. E questo lo metteremo dopo, quando incominciano a bollire, perché si devono schiumare e poi si aggiustano. Comunque vi mostrerò tutto passo passo. Ok. Ecco, adesso carissimi, sta bollendo e ho messo il nostro trito che ho fatto. Carota, cipolla, 3 foglie d'alloro e aglio. Oggi si mette tutto insieme e si fa bollire adesso minimo, poi vediamo perché secondo il tipo di legumi, non sono tutti uguali. Questi qua, penso un'oretta ci vorrà ancora finché si finiscono. E ancora non vi ho detto cosa che voglio fare, quello che voglio fare oggi. Voglio fare un purè di piselli. Ok, bene. Allora, e poi copriamo e lasciamo cuocere ancora per un'oretta più o meno. Poi qui guardate un po' cosa mi sono preparato. Allora, due porzioni di piselli ammollati da congelare, perché il mio problema è che dimentico sempre di mettere la sera, di mettere a bagno i legumi. Allora, una volta che mi ricordo, ho fatto tutto 1 chilo, ho ammollato, poi una porzione sto facendo oggi e poi 2 porzioni altre li faccio un'altra volta, insomma. Intanto me li congelo già ammollati, così sono già pronti. Ok, questo è il mio piccolo suggerimento. Se qualcuno ha lo stesso problema mio, che non si ricorda mai di mettere i legumi, perché sono più buoni, adesso che viene l'inverno, quelli in scatola pure io li uso, però quelli naturalmente faccio in casa sono migliori, no? Però ci vuole un po' di tempo naturalmente. Bene, bene. Allora, vedete carissimi, guardate che i nostri vicini stanno cuocendo e man mano lasciano. Man mano che si cuociono, no? Perdono la pelle, che io poi alla fine cercherò di togliere quanto più è possibile, alla fine della cottura, diciamo. Adesso lasciamo cuocere così, devono cuocere ancora un altro po'. Però poi alla fine, prima di fare il purè, tolgo tutte quelle pellicine, o quello che riesco a togliere, diciamo così. I piselli si dimostrano così. Poi insieme ai piselli voglio fare oggi. Allora, mi sono contenta che è arrivata la vergia. Guardate. Allora, una vergia. Voglio fare la vergia al forno questo, sapete che cos'è? Questo sono della soia secca che io provvederò poi ad ammollare. Deve stare più o meno 10 minuti nell'acqua calda e poi si mischia insieme a tutto. E poi abbiamo una carota, una cipolla e dell'aglio. Poi come al solito sempre olio d'oliva, salsa di soia e sale rosso e lima all'aglio. Ecco, sono ingredienti semplici. Oggi però che prendono un po' più di tempo, bisogna avere un po' più di tempo per prepararli. Comunque non è niente di complicato. Ok, proseguiamo
a fare la nostra ricetta. Ecco, la nostra ricetta adesso è pronta, preparata, per essere infornata. E cioè, mancano ancora gli ultimi ingredienti. Questo ho tagliato la verza, la cipolla, la carota e l'aglio. Si mette tutto insieme quando faccio il forno. Invece qui ho messo la soia secca ad ammollare, in ammollo. E ci metto anche un giro di salsa di soia per renderla un po' più saporita, diciamo. No? Perché sennò è troppo insipida. E allora ci metto un po' di salsa di soia. Adesso la lasciamo questa uguale quanto sta. Minimo 10 minuti, ma anche di più vuol stare. Ecco qua. Anzi, quanto più sta, meglio è. Ok. Vedete? E adesso lasciamo così in infusione. E poi ci manca ancora una scala di pomodori bollati, metto anche. Carolina, questa mattina è presto, ho cominciato a cucinare presto perché devo uscire, perché mi mancano i pomodori bollati, li devo andare a comprare, carissimi. Allora, i nostri piccini sono così adesso, vedete? Ma adesso fra un po' sono buoni e spengo. Questo lo lascio tutto così, in infusione. La verza pronta, così quando torno basta infornarlo ed è pronto. E il purè, quello non bisogna fare niente. E ho messo un po' di sale, naturalmente adesso alla fine della cottura ho messo un po' di sale, sempre quello rosso dell'Himalaya, nei piselli voglio dire, ho messo il sale. E poi quando torniamo inforniamo. Intanto muovo, saluto carissimi, a più tardi, mi devo preparare che devo uscire. Ciao ciao, a più tardi. Eccoci qua carissimi, continuiamo con la ricetta. Allora, ero uscito a comprare i pomodori bollati e adesso continuiamo con l'assemblaggio. Ecco qua, un filo d'olio nella teglia. Ok, poi passiamo subito a mettere la verza, vedete? Qui, la verza che ho già aggiunto cipolla, aglio e carota, ho già aggiunto, è tutto insieme, diciamo. Ecco, mettiamo tutto nella teglia, ok? No? Così. Ecco qua. Si massaggia un po' con l'olio. Ok. Vedete? Qui c'è già tutto praticamente, tutto quello che abbiamo mostrato prima. Un po' di sale, carota, cipolla, aglio. Bene. Ok. L'unica cosa da aggiungere è qualche foglia d'alloro. La mettiamo. Ecco, l'abbiamo. Foglia d'alloro. Foglia d'alloro, la soia, scusate che mo cade tutto, scusatemi un attimo, oddio, mi era caduto il telefono, nella verza, oddio, ok, allora qui c'è la soia, che avevo messo, ecco, si fa così, la soia secca che ho ammollato praticamente. Ecco, vedete? Questo rimane, questo non lo usiamo, questo lo buttiamo. Ok, ecco, questo facciamo così, la mischiamo tutto bene
E poi ci mettiamo un po' di pomodori melati, basta mezza scatola. Basta, basta, non molto. Un po'. Ok. Ecco qua. Bello massaggiato, tutto massaggiato. Ok. Poi ci passo un po' di erba colombina. Perché non so più il prezzemolo. Allora metto l'erba cipollina, quella secca. E che non so proprio la testa, non ce l'ho più. Ok, un po' di erba cipollina secca. Bene, poi ancora un giro di olio. Ok. Un attimo, se mi sto dimenticando qualcosa, penso di no. Ok, punto di aver messo tutto. Ecco qua. Ah, un giro, sì, un giro di un po' di latte di soia naturale. Ok, bene. Ecco qua. Adesso la nostra verde è pronta per essere infornata. Ok. La inforniamo al massimo del nostro forno e deve stare... poi va bene, io lo controllo, io precisamente non sono... comunque minimo minimo dopo una mezz'oretta la controllo, comunque tre quarti d'ora, tre quarti d'ora, un'ora deve stare più o meno, ed è niente, e dico per il momento è tutto. Adesso passiamo al nostro purè di miselli. Ok. Allora, ecco qui i nostri piselli già pronti e raffreddati, e adesso dobbiamo prendere il pullino, il pullatore. Ok, comunque, vabbè, e adesso vi dico, per non rendere troppo lungo il video, allora, questi sono i piselli, ci aggiungo, vedete, semi, girasole e zucca. Allora, 3 cucchiai abbondanti, 1, 2 e 3 cucchiai di semi di girasole e zucca insieme. Bene, poi a metà un po' d'olio, però in questo caso non metto l'olio di oliva, metto l'olio di girasole. Ecco, olio di girasole. Olio di girasole. Un attimo, perché devo aprire la bottiglia per nuovo. Ok. Uno.
e due, basta. Basta così. Ci sono i semi che sono già grassi. Vanno. Ok. E tutto questo adesso, vedete? Ok, questo adesso lo frullo. Lo frullo con frullatura ad immersione. Ok. Ok, allora vediamo. Ecco il nostro purè pronto. Vedete? Ho frullato tutto ed è già buono così. Questo si può mangiare sia caldo che freddo. Ok, va benissimo. Il purè è fatto. No, aspettiamo. Dobbiamo aspettare che si cucina la verza. Ok. Ed ecco qua carissimi, la nostra verza pronta. E questa dopo un'oretta che è stata in forno, col forno al massimo, perché noi abbiamo infornato tutto crudo, ecco perché ci vuole il tempo. E si deve cuocere un po' tutto, no? E l'ultimo tocco finale sono i miei semi. Io li metto alla fine perché questi sono già tostati. Ecco, non c'è bisogno, se sono crudi li potete mettere anche subito, prima di infornarla. Però io li metto adesso perché questi sono già tostati. Ecco qua. Ok, questa è una ricetta, ho preso spunto da una ricetta di un'amica mia rumena, che si chiama Anna. Ciao Anna, grazie per la tua ricetta. Solo che poi la linea prende spunto, però faccio a modo mio, diciamo, con le mie varianti, diciamo così. Ok, intanto ringrazio Anna per il suo consiglio, diciamo. E, bene, allora adesso non ci resta che impiattare. Ed ecco la nostra verza impiattata insieme al purè di piselli. Ultimo tocco, un po' di erba cipollina, tanto per decorazione e per richiamare quello che c'è dentro, praticamente. Ok, la linea non mi resta che salutarvi e augurarvi buon appetito. Provate la mia ricetta che come al solito è semplice, buona e salutare. E svelta, anzi no, questa volta forse svelta non è, però è semplice comunque. Ci vuole solo un po' di organizzazione per preparare le cose, ma non è difficile, diciamo. Bene, bene, ok. Intanto vi saluto carissimi, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao a tutti!